un video da Fregene. Sembra pulita l'acqua, ma è una bagnarola, fa schifo, fa proprio schifo, cosa assurda, verde, mamma mia, sabbia nera, piena di ferro. Io ferito, meno così un po' di sole mi fa bene. Veramente, meglio sicuramente qua di Ostia, però si fa schifo così qua, pensa ad Ostia come cazzo fa schifo. Cosa assurda. Siamo feriti ma ci stiamo riprendendo. Un po' di aria di mare ci fa riprendere un po' dai tali, un po' di iodio, però mi fa schifo. Ho paura di entrarci con le ferite perché secondo me mi prendo il colera. Il colera no, però veramente. Troppo sporca quest'acqua, ci tengo giusto i piedi dentro, ma manco le ginocchia ci ho messo, zero, non ci sta dentro, intanto guardate, questi hanno il monopolio. Sembra che si sono presi il monopolio, hanno fatto pure gruppino, nessuno gli dice niente. È venuto quello, uno da me con la faccia imbruttita. Vuoi le asciugamano? No, grazie. Vuoi le asciugamano? No, grazie. Non ho capito. Devo comprarmi l'asciugamano con le tasche. Ma che ti sei in culo, no? Cazzo ti sei in culo, a te l'asciugamano con le tasche del cazzo. Non ho capito. Se dico no è no. Per italiano non lo sai, però per dire vendo asciugamano i soldi che voglio, capisci? E vabbè, che dobbiamo fare? D'altronde bisogna pure vivere in mezzo a tutta questa gente. Però ve li conto, 1, 2, 3, 4, con le borse che lì poggiate per terra sembra un mercato. Poi non parliamo del carretto specie vagone antico di... treni di una volta, quelli a carbone sembrano, invece sono tutte magliette. Uno vende i tubi dell'irrigazione, ma non lo so, la gente si compra i tubi per irrigare l'acqua delle piante, questo non l'ho capita, qua al mare. Perché se quello li vende vuol dire che la gente li compra. Assurdo. Quindi la gente si compra i tubi dell'irrigazione. Comunque, almeno in quel caso lì fanno un po' di business all'IKEA, che hanno rotto il cazzo sempre di fare le borse farlocche italiane, guarda, una vergogna. Uno si fa il culo per comprarsi una borsa, spreca uno stipendio, poi arrivano questi, 100 euro ti danno il borsone e la borsa da 3.000 euro, ma come cazzo state? E vabbè, oggi è il 25 luglio, il mare è verde, qua il piede si vede. Ma credetemi che già, vedete lì? Dovrebbe essere nero e verde. È verdone l'acqua. Giovanni sotto l'ombrellone. No, è sulla straio. Comunque li faccio rivedere di nuovo. Ho fatto il mercato proprio. Giovanni, vabbè, un saluto, anzi vi dico pure in che spiaggia siamo. Ah no, non vi saluto, vi racconto ancora queste due cose. Camminando sono andato dal bagnino, da uno, ce ne sono due su questa spiaggia che è grande. Ma scusa un po', ma ti volevo dire una cosa, fa dimmi. Ma non per farmi i cazzi tuoi, ma scusa, sono passato mezz'ora fa, quello era il telefono e sta facendo il bagnino. E adesso anche tu con gli occhiali non si capisce cosa stai facendo, il telefono. Ma no, ma perché lì c'è una secca e di là invece, vedi, non c'è gente. Tu, io non lo so che c'è una secca. Ho detto, ma sì, ma era giusto per romperti i coglioni. Ho detto, ma scusa, invece sto vedendo che la spiaggia è sporchissima.
Mi fa come? Ho detto scusa, vai a vedere, pieno di mozziconi, ho trovato pure un pezzo di bottiglia rotto. Ho detto no, scusa, ho detto non so chi lo dovrebbe pulire, però è sporco. Mi fa no, dovremmo farlo anche noi. Allora appunto, posso installare il telefono? Che non vi pulite un po' la spiaggia, visto che è pieno di bambini anche. Vergognoso, invece a 50 metri di qua un altro coso, ho guardato nel mare, c'era la carta dentro l'acqua. La carta, che cazzo fate con la carta? Buttate nell'acqua. Vabbè dai, vi saluto, ciao, ciao a tutti da Piero Sarmante.